Buonasera e ben ritrovati, ripartiamo per questa nuova stagione con 7,5 e sono felicissimo fra l'altro di ripartire proprio da uno dei pilastri di Elive che è il sociale. Buonasera a Francesca Megni, responsabile del servizio sociale zona ovest del comune di Brescia. Buonasera, benvenuta. Grazie, buonasera. Noi ci teniamo molto a parlare di associazioni, di volontariato, di terzo settore, uno dei pilastri di Elive da sempre. Arriviamo da un weekend che abbiamo raccontato nei nostri telegiornali, ma lo racconteremo poi nelle prossime puntate di 7,5. Arriviamo appunto dalla festa a Cascina del Parco Gallo per la quinta edizione di Converso. Fra l'altro ieri è ripartita anche la Brescia Bella, dedicata proprio con Alessandra Spreafico in viaggio tra le realtà del terzo settore. Quindi le realtà, le varie associazioni che lavorano sul territorio bresciano, quindi mi fa molto piacere riannodare e ripartire con questa stagione proprio dai servizi sociali. Tra 30 secondi lo facciamo. Vieni a provarla da Autobase, via Foro Boario 29, Brescia. Con Francesca Megni, responsabile dei servizi sociali zona ovest del comune di Brescia. Allora, innanzitutto vogliamo parlare di quella che è la festa che torna, la festa dedicata appunto all'affido, la Tandem Fest. L'anno scorso l'avevamo anche in parte vissuta insieme, ma insomma, torna quest'anno. Storico posto, Parco dell'Acqua. Sì, siamo alla terza edizione, contenta di essere riusciti a riprodurre e riproporre questo tipo di iniziativa. Il tema che andiamo a proporre è l'affido e le forme di solidarietà familiare. La festa è proprio un momento e un'occasione per ritrovarci, trovarci tra operatori, tra famiglie, con i bambini, con le bambine. In un clima di festa, perché pur parlando di situazioni complesse, però lo vogliamo fare in maniera gioiosa, proprio con Certo. l'attenzione al parlare di temi così delicati, considerando che comunque si parla di situazioni di fragilità, di fatiche, di sofferenze da parte di molte famiglie, ma per le quali è attiva un servizio, prima di tutto, che è il Servizio per l'Affido e la Solidarietà Familiare del Comune di Brescia, che lavora in sinergia con alcune associazioni e cooperative del terzo settore, proprio perché l'idea è di condividere quello che è il pensiero e lo sviluppo di attività a favore delle famiglie. E promuovere iniziative che sicuramente, come la Tandem Fest, ha la finalità, uno, di ritrovarci, come dicevo prima, ma soprattutto di parlare di questo tema, proprio con l'idea di farlo conoscere meglio, di avvicinare le persone, i cittadini, i singoli, le coppie, le famiglie che sono sensibili all'idea di poter in qualche misura di rendersi disponibili a poter sostenere chi è temporaneamente in una situazione di fragilità nella modalità e nelle forme che ovviamente le singole situazioni richiedono, ma proprio per sviluppare questa situazione di solidarietà, quindi questa vicinanza tra famiglie per potersi sostenere reciprocamente. Sostanzialmente quindi la Tandem Fest è un momento di festa che però porta con sé anche un messaggio molto chiaro, quindi venite a conoscere la realtà dell'affido. Ne ha parlato anche di singoli, quindi l'affido è aperto anche a persone Sì, singole. possono essere anche singole persone che hanno un tempo dedicato e una generosità, io definisco proprio di tempo, ma che è un tempo di valori, un tempo di affetti, un tempo di relazioni di cui i bambini e le loro famiglie hanno la necessità per poter essere accompagnati nel loro percorso di aiuto. Con l'affido, l'affido, diciamo, non porta all'adozione poi.
Non necessariamente, e non è sicuramente la finalità dell'affido. L'affido è una forma proprio di supporto temporaneo perché si intervenga per sostenere le famiglie che in quel momento si trovano in difficoltà, perché l'obiettivo è proprio quello di salvaguardare il diritto del bambino di rimanere nel proprio contesto di vita, quindi nella sua famiglia, con i suoi genitori, con i suoi affetti. Quindi potrebbe essere un aiuto esterno alla famiglia, cioè il bambino rimane in famiglia, ha questo aiuto, oppure viene ospitato nella famiglia affidataria. Le forme possono essere diverse, proprio perché tengo a sottolineare che le situazioni sono diverse le une delle altre, quindi le modalità non sono standardizzate. Sicuramente l'affido è un strumento normato e quindi c'è una normativa che lo dispone. Le forme di solidarietà sono proprio quel valore aggiunto che si stanno andando a sviluppare proprio per articolare maggiormente la modalità di poter aiutare e sostenere le difficoltà, le situazioni in difficoltà. Facciamo qualche esempio per essere un pochettino così molto semplici, molto chiari anche a chi ci segue. Partiamo dall'identikit della famiglia o del single che si candida ad accompagnare un bambino, quindi a essere l'affidatario. Allora, coloro che sono disponibili, interessati, ovviamente c'è tutto un momento di informazione e di approfondimento del tema, perché questo è importante, come dicevo prima, che chi si avvicina a questa possibilità sia debitamente informato di quello che significa, perché comunque non è un aspetto di cui tu ti devi improvvisare, ma di cui devi avere massima consapevolezza. Vi sono comunque agenzie e c'è anche un servizio di SST che si cura dell'affido e quindi di accogliere le famiglie, di fare un percorso di formazione, di valutazione, viene definito in termine tecnico proprio per rendere idonee le famiglie o le persone a poter svolgere questo tipo di esperienza. E poi c'è un servizio sociale con un'equipe multiprofessionale che accompagna tutti questi percorsi proprio per condividere quello che viene definito un po' il progetto di sostegno nei confronti della famiglia. Il tutto, tengo a sottolineare, che viene fatto sempre con la collaborazione della famiglia d'origine, quindi con l'attenzione a non dimenticarci del diritto del bambino a rimanere, come dicevo prima, nel contesto con i suoi genitori, quindi con il valore di intervenire non solo con l'attenzione del minore, ma anche con l'attenzione nei confronti di questi genitori, della famiglia d'origine. Quindi comunque il bambino, come dicevamo prima, può rimanere in famiglia, ma può anche uscire dalla famiglia, se ci sono le condizioni. Le modalità sono diverse, le possono essere accolti all'interno della famiglia affidataria, quindi temporaneamente vivere con la famiglia affidataria intanto che fanno il loro percorso di aiuto, possono vivere alcuni giorni della settimana, possono essere appoggiati durante la giornata, sono proprio modalità diverse che vengono sviluppate a seconda delle singole situazioni. Quindi non c'è, immagino, non si può definire una tempistica media di una durata di... Beh, la normativa parla di 2 anni come tempo. Poi, come dico sempre, siamo di fronte a situazioni di complessità, di fragilità, quindi i tempi a volte sono tempi che più che standardizzati devono rispettare i tempi di vita delle persone. Quando parliamo di fragilità, esattamente, a cosa si riferisce? Quando il bambino, quando c'è bisogno di un supporto esterno, diciamo così? La fragilità sottende a tanti elementi, farei proprio fatica ad elencarli. Chiaro. Perché sono estremamente così frammentati e articolati. Quello che è l'attenzione è il favorire un contesto di vita in cui il bambino e la bambina possano crescere in maniera positiva, quindi in assenza di qualunque forma di pregiudizio che in qualche misura possono precludere quello che è il loro diritto di crescita e di sviluppo sereno e tranquillo. Quindi l'intervento a volte può essere anche consensuale, quindi la stessa famiglia che chiede aiuto di essere sostenuti da questo punto di vista, a volte può essere giuridico attraverso un decreto da parte del tribunale. La collaborazione è assolutamente fondamentale proprio perché il supporto e l'aiuto presuppone anche una crescita che andiamo a costruire insieme e che quindi andiamo a condividere, proprio perché l'obiettivo è quello del superamento, miglioramento o comunque ripristinare un po' quelle che sono le situazioni di stabilità di cui il bambino ha diritto a trovare all'interno del proprio nucleo familiare. Senta, mi sembra di capire che è una forma comunque di volontariato che una persona è chiamata
svolgere, anche perché appunto non è finalizzato all'adozione, è un supporto alla famiglia a volte, quindi il bambino non arriva nella famiglia come nel caso appunto di un'adozione, è un interfacciarsi con la famiglia di origine, quindi mi sembra, mi porta a pensare che sia un po' la stessa situazione di un percorso di volontariato. Sì, è un percorso di volontariato consapevole e ben preparato, nel senso che deve essere... Non può essere improvvisato. Esatto, cioè nel senso che la responsabilità è precisa e quindi è l'elemento che ci vede tutti uniti nel condividere quello che ognuno per la propria competenza e disponibilità, perché sicuramente è un elemento di generosità e di disponibilità che le famiglie affidatarie mettono a disposizione, questo è assolutamente da sottolineare. Però in maniera consapevole proprio in termini di responsabilità, di condizioni, di attenzioni che inevitabilmente devono essere garantite per far sì che questi percorsi siano positivi, perché altrimenti... Ma i singoli o le famiglie affidatarie devono avere, non so, che caratteristiche devono avere? Perché è difficile, un vademecum, cioè, è un po' nell'immaginario nostro, sì, tu ospiti un bambino o comunque intervieni in una situazione che sicuramente è una situazione compromessa, perché altrimenti non ci sarebbe la necessità di una terza persona in qualche modo a supporto. Quindi credo che al di là appunto della volontà, del volontariato e di tutto quello che si può fare, insomma, non è come andare a dare una mano al mercatino del riuso oppure insomma, in qualche altra situazione un po' più blanda dal punto di vista insomma, emotivo, ma non solo, ma anche di capacità relazionale. Assolutamente, cioè quando ovviamente non, io adesso lo dicevo come battuta al vademecum, ma nel senso che diventerebbe non opportuno. La generosità e la volontà gratuita delle persone affidatarie deve essere sicuramente sempre posta con l'attenzione dall'avere quelli che noi definiamo i presupposti, che quindi significa una situazione serena, tranquilla, delle condizioni adeguate in cui il bambino possa vivere e anche quella capacità, attenzione, che non necessariamente significa competenza in termini professionali, perché non è quello, ma proprio una competenza di capacità di stare nella relazione, di saper leggere quelli che sono i bisogni dei bambini, sapersi anche inserire all'interno delle dinamiche familiari del bambino e con la guida ovviamente degli operatori, perché comunque l'attenzione che i servizi cercano di porre è quello sempre di essere alla guida di questi percorsi, non sono percorsi in autonomia o isolati, devono essere necessariamente percorsi sempre con l'attenzione e la regia di servizi competenti. Senta, una domanda che insomma, devo fare comunque, anche perché abbiamo parlato comunque di volontariato, abbiamo parlato comunque di mettersi a disposizione, ma le famiglie affidatarie, single, chi si mette a disposizione in qualche modo ha, non le dico un pagamento, ma ha un sostegno economico, chiaramente ad accettare un bambino di qualunque età oggi ha evidentemente anche un costo, ecco. Assolutamente. Affrontiamo questo argomento, se ti sembra un po', no, insomma, la domanda un po' è corretta. Terra, un po' materiale, ma credo che chi ci sta ascoltando dice ok, io prendo un bambino, ma cioè, devo anche potermelo permettere, insomma, di dare a un bambino quello di cui ha necessità. Io sottolineo sempre la dimensione di gratuità, perché l'impegno e l'investimento che una famiglia o la persona che si rende disponibile è a 360 gradi, per cui non è certo economicamente quantificabile, e quindi questo è un po' il principio da cui io parto. Esiste un regolamento che il Comune ha redatto, all'interno del quale c'è l'erogazione di contributi. Un rimborso, chiamiamolo, esatto. Un rimborso spese. Sono contributi che vengono proprio dati a disposizione della famiglia per sostenerli nelle spese che devono inevitabilmente affrontare nel momento in cui il bambino inizia ed entra in casa, perché a volte le famiglie non sono attrezzate semplicemente con l'acquisto della camera, piuttosto che tutto quello che serve per andare a scuola, per fare sport, non ripaga di tutto, ma sicuramente è una responsabilità che l'ente pubblico
pubblico si pone per sostenere questo tipo di aiuto che comunque le famiglie riescono a garantire. Perché altrimenti garantire. Escluderemmo già una fascia di persone che sì. anche economicamente, pur volendolo fare da un punto di vista personale, emotivo, volendosi mettere a disposizione, poi devono fare i conti a fine mese, quindi non potrebbero farlo. Ma io credo che al di là di, sicuramente quello che dici è importante, nello stesso tempo è importante anche tenere presente che è una responsabilità anche pubblica, quindi c'è una titolarità dell'ente locale, quindi del comune, che deve rispondere nei progetti di vita di queste famiglie e di conseguenza essere presente anche economicamente nel sostenere questi tipi di percorsi. Visto che parliamo di affido e parliamo di single e arriviamo da una coda di polemiche negli ultimi giorni dopo il Pride, l'affido è aperto anche a coppie dello stesso sesso, a famiglie arcobaleno come le chiamiamo, oppure invece insomma, va canalizzato ancora con il single o la famiglia tradizionale? Cioè. Non viene escluso nulla, io ritorno a quello che ho detto come requisito fondamentale. Il contesto familiare deve essere un contesto familiare che garantisce quelli che sono i presupposti fondamentali perché il bambino o la bambina possa crescere in serenità e con i valori che una famiglia porta nella, come dire, nel valore dell'educazione del bambino stesso. Questa è l'attenzione che noi poniamo. Esperienze ce ne sono e sono sicuramente da valutare rispetto a quello che è la priorità che nei percorsi noi portiamo avanti. Ci sono avanti. Già state comunque alcune esperienze. Alcune esperienze, quindi sono andate bene? Sì, sì. Sì, sì, non trovo differenze, nel senso che io personalmente credo che l'essere famiglia è un concetto che va al di là di quello che è l'essere maschio-femmina, maschio-e. La fermo solamente, abbiamo 2 minuti anche meno di pubblicità e poi andiamo sulla Tandem Fest, visto che insomma, adesso raccontiamo cosa succede. Mi scriverà. Ma però è vero così. Rieccoci a 7:30 con Francesca Megni, responsabile dei servizi sociali zona ovest del comune di Brescia. Allora, dicevamo, abbiamo aperto il nostro appuntamento di stasera alle 7:30 parlando della Tandem Fest, ricordando quella dello scorso anno. È un momento giocoso, un momento di gioia, al Parco dell'Acqua, lo ricordiamo, però è il momento in cui appunto si incontrano anche le famiglie che affidatarie, quelle che hanno comunque stanno facendo questo percorso, è vero? Sì, quest'anno in particolar modo abbiamo proprio invitato le famiglie che hanno già avuto esperienze come famiglie affidatarie o sono famiglie affidatarie e a raccontare la loro storia. Crediamo che sia importante per chi è interessato a questo tema sentirsi raccontare, narrare quella che è l'esperienza, perché è solo traducendola con gli elementi che appartengono alla vita quotidiana che forse sgombera il campo da qualunque preoccupazione o comunque chiarisce anche quelle che sono le cornici all'interno delle quali ci possono quali raccontare la cosa bella, esatto, la cosa un po' meno bella, esatto, la criticità che hanno vissuto. È chiaro che sentire da loro che insomma lo stanno facendo. Infatti ci sarà proprio, saranno presenti famiglie per tutto il pomeriggio in cui si realizzerà questa il Tandem Fest al Parco dell'Acqua. Inizieremo alle 2:30 e saranno presenti appunto i genitori che si sono resi disponibili a dare qualunque tipo di informazione, raccontare quelle che sono state e che sono le loro esperienze a tutti coloro che ne sono interessati. Ci saranno tante attività ludiche per i bambini, i gonfiabili, trucca bimbi, laboratori, proprio perché l'intrattenimento dei bambini è quell'elemento catalizzatore rispetto alla festa che speriamo possa essere animata e partecipata. Ci saranno gli operatori del servizio sociale che possono dare tutte le informazioni, saranno ovviamente tutta questa iniziativa è promossa in collaborazione con le 4 realtà di cui parlavo prima che collaborano nella realizzazione di questo servizio, che se mi permetti le nomino proprio, certo, per correttezza, che quindi è la cooperativa Fraternità, l'associazione Prendimi in affetto, adesso aspetta che mi ricordo, la cooperativa Elefanti Volanti, proprio perché sono quelle che ci aiutano quotidianamente nella realizzazione di questi progetti.
E tra l'altro abbiamo coinvolto anche alcuni Vivi il Quartiere, quindi associazioni che fanno parte del Vivi il Quartiere, che è un progetto anche questo dell'amministrazione comunale, proprio perché il tema affido e prossimità familiare nasce da qualunque forma di attivazione e di, come si dice, di promozione di iniziative che vanno a favore dei bambini e delle loro famiglie. Servono le famiglie, avete bisogno di famiglie, immagino di sì, perché la Diciamo festa è anche per... Che in questo momento la complessità, di vita è molto presente, quindi ci sono tante famiglie che hanno tanti bisogni e quindi abbiamo bisogno di tante famiglie che nel modi diversi sono disponibili a potersi rendere, appunto, a disposizione per queste famiglie I così. bambini che età hanno? Vanno da No. che età? Tutte. Fino ai 18 anni, per cui da quando sono nati, in qualunque età si trovano a dover sostenere il momento di crisi della famiglia, di difficoltà della famiglia. Allora, ricordiamo il 21 settembre, sabato pomeriggio, al Parco dell'Acqua, al mattino ci sono No, al mattino laboratori, no, non c'è, pomeriggio mattino solo. allestiamo, ci saranno Ok. sicuramente dei laboratori qui se i bambini passano con le loro famiglie, le intratteniamo, ma l'attività vera e propria inizia alle 2:30 del pomeriggio, con la merenda offerta da tutti, grazie anche a generosi donatori. Perfetto, quindi ci sarà un'occasione per sapere qualcosa in più, avvicinarsi. Penso, insomma, per chi non conosce tanto l'argomento, sia anche un po' difficile, un po', dice, vabbè, ok, iniziare a pensare, ci si deve essere un po' portati, o sbaglio? Secondo me ci si deve rendere disponibili a fare quel passettino che avvicina il mondo e quindi solo nel momento in cui si apre un po' il dialogo e il confronto, credo che tutte le paure, le timori, a volte anche i pregiudizi, possano scomparire e quindi aprire un pochino meglio questo spazio di collaborazione. Partiamo dalla curiosità allora. Se siete curiosi, alla Tandem Fest potrete Esatto. avere tutte le informazioni, ma secondo me la cosa più importante è sentire le famiglie affidatarie che hanno bambini in affido in questo momento, che ci raccontano davvero com'è la situazione. Gli aspetti belli, gli aspetti un po' meno belli, quelli più difficili, perché sapendo quali sono le criticità uno si prepara. E magari lavora già più sulle criticità o comunque su quell'aspetto piuttosto che sul resto. Grazie Francesca Megni, grazie per essere stata con Grazie a noi. voi dello spazio. E buona Tandem Fest 2024, ci saremo, andremo a dare un'occhiata anche a mettere il naso anche quest'anno, come abbiamo fatto Volentieri. l'anno scorso, sperando che appunto anche con questo vostro invito ci sia qualche bresciano che si fa incuriosire e vada a vedere, insomma, se può mettersi a disposizione anche lui per aiutare questi bambini. Buona Tandem Fest, grazie. Vi aspettiamo numerosi, grazie a voi. Grazie Francesca Megni, grazie a voi, ci vediamo domani sera, come sempre alle 7:30. Buona serata.